Hai giustamente citato gli incontri, no? Io volevo, ecco, già portarti su questo, incontri, seminari, o comunque possibilità di contattare la CNA, ovviamente ci sono queste possibilità da parte di chi volesse venire in contatto per partecipare ai vostri incontri. Assolutissimamente, diciamo che abbiamo pianificato un calendario di incontri per questo primo semestre del 2009, chiaramente stiamo già ragionando per il secondo semestre e per quanto riguarda questo primo semestre abbiamo organizzato una serie di incontri, di serate tematiche gratuite che inizieranno il 16 febbraio. Sì. E si svilupperanno sia per marzo ed aprile. L'obiettivo è quello di dare la possibilità ai laboratori e ai titolari dei laboratori odontotecnici la possibilità di formarsi e di mantenersi aggiornati, come dicevo prima, dato che è una caratteristica principe del settore. Inizieremo il 16 febbraio, lunedì 16 febbraio 2009, nella sede CNA di Roma, in via Ostensio 131L. Abbiamo scelto il lunedì come giorno di riferimento, si terrà dalle 18.30 alle 20.30 circa, e questo primo incontro lo faremo sulla gestione d'impresa. Daremo gli strumenti, diciamo, utili alle imprese per diciamo, gestire la propria impresa, quindi si parlerà di bilancio, la novità sugli studi di settore, le forme di aggregazione societaria, i consorzi, la contabilità, eccetera, eccetera. In integrazione a questo è il primo incontro, nei successivi invece affronteremo più da vicino gli aspetti tecnici dell'attività, della professione. Mi permetto di chiamarla professione. Speriamo a breve. Gli altri incontri invece avranno argomenti tecnici che andranno dalle studio delle ceramiche a basso punto di fusione o idrotermiche, parleremo di CAD-CAM, parleremo di comunicazione efficace, parleremo di estetica in odontotecnica, insomma tutti argomenti specifici di settore. Oltre a queste serate tematiche gratuite stiamo organizzando anche dei corsi professionali di formazione che chiaramente attraverso la CNA hanno dei costi inferiori a quelli di mercato e hanno la possibilità ovviamente di proporre dei relatori validi e preparati. Comunque tutte le informazioni in merito a questo, questa offerta formativa sarà possibile visitarla sul nostro sito che è www.cnapmi.org oppure chiamando il numero verde CNA 800 016 213. Benissimo. Valerio, la situazione ovviamente economica del paese non poteva che non colpire anche il settore odontotecnico. Quanto soprattutto sta incidendo adesso, com'è un po' la situazione? Allora, in merito a questo discorso, noi il 3 dicembre scorso abbiamo fatto un'assemblea che rientrava in un ciclo di incontri organizzati dalla CNA di Roma, che aveva proprio come titolo contrastare la crisi. Abbiamo fatto questa assemblea in cui è emerso fondamentalmente due aspetti. La crisi si è manifestata soprattutto sotto due punti di vista. Il primo punto di vista è in una crescente diminuzione della domanda e il secondo aspetto è una rigidità del sistema bancario a concedere credito. Per comprendere meglio il primo aspetto, cioè il discorso della diminuzione della domanda, dobbiamo considerare che in base a delle ricerche fatte prima di questa crisi e condivise un po' da tutto il sistema dentale, emerge che una persona su tre in Italia va una volta l'anno dall'odontoiatra, dal dentista. Chiaramente sotto l'effetto di questa crisi c'è stata un'ulteriore diminuzione della frequenza all'interno del dentista e di conseguenza della richiesta di protesi dentarie, certo, certo. E quindi chiaramente anche l'odontotecnico ha subito questa flessione. Esatto. Su questo aspetto, come CNA di Roma, stiamo ragionando e valutando la possibilità di fare delle convenzioni con privati, con enti, proprio per aumentare la domanda, insomma. Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, il discorso della rigidità degli istituti bancari ad emettere credito, è un problema che riguarda un po' tutto il tessuto produttivo delle piccole e medie imprese.
particolare come CNA di Roma rispetto a questa emergenza credito, la proposta che abbiamo fatto è la creazione di un fondo per l'accesso al credito attraverso il potenziamento delle garanzie che i Confidi offrono. Certo. Quindi diciamo anche da questo punto di vista la CNA ha dato delle risposte e ha fatto delle proposte. Un ulteriore elemento di riflessione vorrei dare, perché chiaramente questi sono due aspetti prioritari, il terzo era proprio quello che dicevamo prima, il discorso della formazione. In un settore che ha forti caratterizzazioni dal punto di vista della ricerca, dell'approfondimento, dello studio, eccetera, eccetera, è fondamentale dare la possibilità e dare gli strumenti per aggiornarsi, per formarsi e per mantenersi, insomma, al passo coi tempi, viste tutte le innovazioni di materiali, tecnologiche. Esatto. A proposito di formazione, diciamo, l'idea di un corso, comunque di un eventuale appunto, periodo di studi, prescinde dal fatto che devi seguire comunque prima un tipo di studio oppure è aperto un po' a tutti a chi volesse avvicinarsi alla professione? Beh, diciamo che l'odontotecnico deve seguire uno studio professionale, quindi deve diciamo, acquisire tutte quelle nozioni attraverso la scuola. È chiaro che poi ovviamente i nostri corsi e le nostre serate tematiche gratuite sono aperte a chiunque, anche per i dipendenti, eccetera, eccetera, però è ovvio che va fatta questa formazione, assolutamente. Diciamo è un apporto ulteriore alla conoscenza che già hanno. E invece ti volevo chiedere, rispetto, non so se hai avuto mai modo, ecco, di verificare le diverse realtà, Roma è tanto diversa dal resto del paese, cioè dal resto dell'Italia, o è veramente una situazione nazionale? Beh, diciamo una cosa, che Roma è caratterizzata, ahimè, negativamente da questo punto di vista, da una forte frammentazione di questo settore. Come CNA stiamo cercando appunto di ricreare quella condivisione, quel coinvolgimento, quella sinergia tra l'impresa e l'associazione, proprio per dare risposte alle esigenze delle imprese, che ce ne sono tante e vanno affrontate insieme, a mio avviso, perché il rischio qual è? Che l'impresa da sola rischia di non avere quegli strumenti a rispondere alle difficoltà del mercato e lì interveniamo noi come associazione di rappresentanza nell'essere un punto di riferimento per queste imprese. Quindi diciamo che rispetto, per esempio, alla Toscana forse siamo un po' più disgregati, ma insomma c'è comunque sì questa assolutissima, certo. Cioè questa insomma, proiezione nel fare qualcosa di utile al servizio dell'impresa. Insomma.